Passiamo adesso alla categoria Tax and Compliance. Il premio è quello di professionista dell'anno Tax Compliance. E il premio va a Mario Chiodi, Carnà & Partners. Per essere un professionista brillante che ha supportato con successo aziende farmaceutiche nell'attività di costruzione e implementazione del Tax Control Framework finalizzato all'ammissione al regime di cooperative compliance con l'Agenzia delle Entrate, prevenendo e risolvendo anticipatamente le potenziali controversie fiscali. E in collegamento naturalmente abbiamo Mario Chiodi, partner. Buonasera e benvenuto con noi. Buonasera e grazie a voi, grazie veramente tanto. Buonasera, grazie a lei naturalmente. Io le chiedo subito, questo premio un po' a livello di simbolo è una liberazione dopo il periodo di chiusura che abbiamo vissuto? Non l'ho ancora chiesto a nessuno, non ho ancora associato questa parola liberazione a, insomma, questa ripartenza. Bene, allora intanto un premio singolo, ma un premio sempre di squadra, dei colleghi, del team, perché il bello è che non si è mai solo. Un premio che poi deve essere sempre condiviso con i clienti, ma anche con chi ci sta accanto, ma la famiglia che ci supporta e sopporta. E ci ha anche sopportato nel periodo di lockdown nel lavoro a casa. È una liberazione? No, perché comunque noi come studio siamo sempre stati accanto ai nostri clienti, quindi il lockdown noi l'abbiamo vissuto come una sfida, una scelta di stargli accanto anche tramite, in modo diverso, attraverso la formazione, i webinar, attraverso anche degli interventi ad hoc per risolvere piccole crisi che in questo periodo dovevano affrontare. Certo, indubbiamente i contatti non si sono annientati, quello no. Liberazione era inteso, come dire, adesso ci sono più potenzialità ancora, no? Si può tornare anche al modus operandi di prima, ovviamente unito anche a tutto quello che è stato sviluppato in questi due mesi. Certo, sicuramente cambia, cioè i contatti umani ci sono mancati, è vero, però abbiamo avuto diversi contatti, anche la tecnologia ci ha aiutato molto. Sicuramente torneremo dal cliente, torneremo a stare accanto fisicamente, però non l'abbiamo mai abbandonato e questo è quello che forse ci premierà, almeno spero, perché con loro abbiamo avviato e buttato ad oggi le basi di quello che è il percorso di gestione anche dei rischi derivanti dal lockdown, da questa fase 2 e fase 3, per poi affrontare meglio il domani. Il domani sempre affrontandolo con un sistema integrato di gestione dei rischi per garantire alle imprese stesse, ai singoli gli imprenditori, un successo sostenibile, perché l'obiettivo è sempre creare valore per l'impresa, per gli azionisti, ma per tutti gli stakeholder aziendali. E questo è anche un po' il tema su dove si innesta il premio. Il premio si innesta nel Tax Compliance Framework, che null'altro è che un sistema di gestione dei rischi fiscali, un sistema di gestione dei rischi fiscali che si innesta nel più ampio sistema di gestione dei rischi di compliance d'impresa, che è un po' quello che caratterizza Carnà & Partners e quello che ci riconosce il mercato. Il mercato ormai è consapevole che un sistema integrato di gestione dei rischi sarà sempre e di più il fattore critico
di successo sostenibile, no? Che un po' è il Certo. tema, la sostenibilità è il tema che ci accompagnerà nel tempo. Certo, quindi io la ringrazio moltissimo, ringrazio naturalmente lei che ha vinto il premio, Mario Chiodi, ma salutiamo anche Carnaim Partners, come ha detto lei, insomma un premio che poi ovviamente viene anche rivolto a tutti coloro che lavorano Certo. ecco, con lei. L'ha detto benissimo in apertura di collegamento, grazie e buon lavoro, a Grazie presto, grazie. a lei. A presto, a Palazzo Mezzanotte. Assolutamente sì, insomma manca Palazzo Mezzanotte, però insomma noi abbiamo la possibilità anche di portare avanti i nostri awards attraverso la televisione e quindi abbiamo sempre un'aggiunta, vedete, si parlava proprio di aver incentivato anche necessariamente delle cose che prima magari non si sfruttavano e quindi diventa sempre un valore aggiunto. Noi continuiamo con la categoria Grazie. Tax and Compliance, grazie ancora all'avvocato.